vicepresidente della giunta regionale, deleghe importanti, imprudente, inizia una nuova stimolante avventura per lei. No, assolutamente sì, è un'esperienza che quella che inizierà in questi giorni, nuova, assolutamente nuova, ma voluta dai cittadini abruzzesi. Quindi sulle spalle abbiamo una grande responsabilità di una fiducia che ci hanno messo i cittadini abruzzesi, consci delle mille oggettive difficoltà delle cose da fare, ma anche della situazione piuttosto critica che troviamo in Regione Abruzzo, e difatti le prime azioni che metteremo in piedi saranno sicuramente quelle di conoscenza. Chiederemo informazioni a tutti gli uffici, a tutte le strutture per capire realmente come stanno le cose, e poi ci determineremo per far sì che possano esserci le opportunità per tutti gli abruzzesi di poter crescere, di poter avere una regione che dia risposte più concrete alle esigenze dei cittadini. Andando un po' nel concreto, per esempio per quanto concerne le politiche agricole, secondo lei quali sono in questo momento le priorità? Più che le priorità abbiamo le criticità. Le criticità, abbiamo la criticità dei bandi europei, abbiamo le criticità di una serie di azioni che siamo in netto ritardo rispetto a rendicontazioni che sono lì da mesi, e rischiamo di perdere dei finanziamenti. Quindi la prima cosa è capire bene come stanno queste cose, sarà il lavoro che faremo nell'immediato, nei prossimi giorni, per poter far sì che ciò che non si è fatto nel passato si possa fare.